Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi voglio mostrare un programma meraviglioso, fantastico e potente che ci permette di migrare il nostro sistema operativo su un altro hard disk SSD e non solo. Con questo programma possiamo anche gestire le nostre partizioni in maniera semplicissima e veloce, utilizzando il nostro sistema operativo di Windows. In dettaglio, quali sono le funzioni che possiede questo programma? Innanzitutto, come vi dicevo, è possibile clonare il nostro sistema operativo su un altro hard disk o SSD senza perdere dati, poiché andremo a fare una copia completa dal nostro hard disk o SSD a un altro dispositivo di archiviazione, che può essere un HDD o un SSD. Possiamo ridimensionare, dividere, creare, eliminare o formattare le partizioni in modo semplice e veloce, come vi dicevo, fare un backup dei dati dal nostro hard disk clonando l'intero disco rigido e trasferire in modo sicuro tutto ciò che abbiamo, tra cui app installate, aggiornamenti di sistema, driver e le impostazioni che sono state personalizzate dal nostro computer verso un altro. Andando in basso sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, possiamo vedere anche un esempio visivo delle funzioni più importanti che ha questo programma. Diciamo che qui vi fa un riassunto, una sintesi di tutto quello che vi ho detto fino ad ora. Andando ancora più in basso possiamo vedere altri esempi grafici di come funziona il programma. Ma adesso andiamo a provarlo insieme. 4DDig, ragazzi, è un'azienda sicura, potente e la migliore in assoluto. Ma adesso andiamo a scaricare il programma cliccando su Download gratis. La funzionalità gratuita ha delle limitazioni che adesso andremo a vedere, ma acquistando il programma a soli 8,99€ possiamo usufruire di tutte le funzionalità. Davvero pazzesco e bellissimo. A questo prezzo ne vale assolutamente la pena. Andiamo ad installare il programma. Accettiamo i termini e clicchiamo su Installa. Come vedete, il processo di installazione è velocissimo, così come anche l'utilizzo che ne faremo, perché il programma, ragazzi, nel clonare il nostro sistema operativo è di conseguenza molto veloce. Clicchiamo su Iniziare. Aspettiamo qualche secondo che si avvii. A questo punto verrà fatta una breve analisi del nostro disco e qui avremo un'introduzione del programma, dove ci vengono fornite le informazioni che servono a copiare il nostro sistema operativo per inserirlo in un altro hard disk oppure SSD, sempre ovviamente mantenendo tutti i nostri dati sul nuovo hard disk oppure SSD. Quindi noi clicchiamo su Inizio, selezioniamo il nostro disco, il disco di origine. Qui in basso andremo a selezionare il dispositivo di archiviazione dove vogliamo copiare ed incollare i nostri dati dal disco principale. Adesso ho inserito il mio hard disk secondario dove voglio che vadano a finire i miei file sull'hard disk principale, quindi l'intero sistema operativo su cui migrare. Quindi selezioniamo il volume e clicchiamo su Inizio. Poi, ragazzi, un'altra particolarità su questo programma è che possiamo andare nella gestione delle partizioni e quindi selezionando il volume da noi scelto si può eliminare, formattare, estendere o ridurre le partizioni dei nostri dischi. Chiaro che se acquistate il programma avrete tutte le funzionalità disponibili. Come vedete, l'interfaccia è molto semplice e intuitiva. Io spero, ragazzi, che questo video vi è stato d'aiuto. Se sì, lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.